E risiamo qui anche oggi. E mentre siamo in vendemmia, vi voglio svelare tutta una serie di piccoli elementi particolari per anche curiosità di qualcuno di voi. Io mi auguro che qualcuno di voi sia curioso. E sentite di sottofondo il trattore. Io sono all'interno della nostra vigna e vi faccio vedere una cosa interessantissima. Cosa vi faccio vedere? Io qui sono di fronte al filaio del Cabernet Sauvignon, uva rossa, bacca rossa, vedi? Vedete? Ok, questa ancora non è stata vendemmiata perché ancora è un po' indietro. Com'è che si sceglie poi il momento giusto? Si fanno le analisi delle uve e si capisce qual è il grado zuccherino. Quando il grado zuccherino è sufficiente, la maturazione quindi si intende che è arrivata al giusto momento, procediamo con la vendemmia. Ma non volevo dirvi questo, volevo invece darvi un piccolo dettaglio che per me è interessante, magari per qualcuno di voi non lo so, però se me lo scrivete dopo, se mi dite guarda, a me queste cose non mi interessano, comunque ne prendo atto e magari parliamo di altro, mi potete suggerire anche qualche argomento che potrebbe interessare a voi. Siamo qua, come vi dicevo, col Cabernet Sauvignon. Guardate attentamente questa foglia, vedete com'è fatta? È molto scavata, no? Da noi si chiama pampano. Questa foglia è molto scavata, ha dei bordi frastagliati in maniera abbastanza importante e ha questi quasi una sorta di buco. In realtà non è un buco, è semplicemente la foglia che ha questa forma. Scendendo piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, troviamo quest'altra forma di foglia di pampano. E che cos'è questa cosa qui? Semplicemente nello stesso filaio, per una serie di coincidenze, sono state inserite due varietà diverse. Da qui inizia il nostro Petit Verdot. La differenza di foglia ci dà la differenza del vitigno, ma anche ovviamente della bacca. Ora qui la bacca non ve la posso far vedere perché l'abbiamo appena vendemmiata, quindi no, non vi posso far vedere, ma c'è anche una sottile differenza nella bacca, ma nella foglia già si coglie. Quindi foglia frastagliata, come si vede qui, foglia molto frastagliata, e foglia un po' meno frastagliata, cioè più intera, con meno incavi, non so se si vede, no? Molto più quasi lineare, non dico tondeggiante, però insomma un pochino più lineare lo è. Questo diciamo, nello studio dei vitigni si chiama ampelografia, è proprio la disciplina che studia le tipologie varietali dei vitigni. E ecco come si riconoscono le viti dopo una volta che sono piantate, perché diciamo che poi una volta che crescono il fusto rimane quasi sempre uguale per tutti, no? La differenza la fa la bacca, come in tutte le piante, poi del resto la bacca e le foglie. Spero di essere stata interessante in questa mia piccola descrizione, non voglio dilungarmi troppo, ma aspettatemi per un'altra puntata. Ciao da Cantina Priorino!